Ok, ciao a tutti. Sono Simone Dosi, fondatore di Bolopix. Ci presentiamo un attimo. Bolopix è un gruppo di 3 diciannovenni che sviluppano videogiochi principalmente per passione. Che dire di noi? Appunto, andiamo tutti a scuola, quindi lo facciamo nel tempo libero. Abbiamo iniziato da un annetto. Io sono lo sviluppatore. Riccardo qua è il 3D graphic designer e Martina è la 2D graphic designer. Oggi presentiamo un gioco, vai avanti Marti. Oggi presentiamo un gioco un po' particolare, un po' fuori dagli schemi. Oggi presentiamo Bio. Bio è un videogioco con il target verso i ragazzini che imparano la biologia. Cos'è Bio? Bio vuole non sostituire, Bio vuole far sì che la biologia diventi una materia più interessante tramite l'utilizzo di un videogioco. Sarà ben più divertente studiare la biologia su un videogioco che su 200 pagine di libro. Noi vogliamo rendere il microscopico macroscopico. Bio appunto è un videogioco che semplifica tutto quello che è la biologia. In particolare noi rendiamo visibile all'utente meccaniche che sarebbero visibili solo tramite l'utilizzo di un microscopio o comunque che sono comunque difficili da apprendere. Noi le semplifichiamo e le rendiamo più accessibili a tutti. Questo è uno screen di Bio, di una sua versione alfa. Bio vede il giocatore prendere in gestione una cellula. La cellula è al centro dello schermo, pulsa. E il giocatore deve raccogliere glucosio e ossigeno per creare la moneta del gioco, che è l'ATP. Con l'ATP il giocatore può andare a creare potenziamenti oppure a creare anticorpi, antitossine che renderanno possibile il respingere gli attacchi patogeni. Appunto, adesso lascio la parola a Riccardo che ci spiega un po' le basi di Bio. Salve a tutti. Allora, continuiamo la nostra presentazione parlando adesso dei tre pilastri fondamentali. Allora, cosa deve fare il giocatore in Bio? Deve raccogliere il materiale, craftare l'ATP, formare la moneta del gioco e proteggersi, acquistare difese o dei potenziamenti. Vai avanti. Partiamo, come aveva già anticipato Simone, dai due principali elementi del gioco, che sono l'ossigeno e il glucosio, che inizieranno a veicolare dopo pochi secondi dall'inizio della partita. Il giocatore dovrà semplicemente toccare il display, ovviamente sopra i due elementi, per far sì che questi vengano attratti e assorbiti dalla cellula. Il prossimo elemento è l'ATP. L'ATP, che come ho già detto è la moneta del gioco, e verrà si potrà notare un bottone che verrà a fianco della nostra cellula, della membrana cellulare, che dovrà essere premuto per formare il punteggio che verrà incrementato poi nella schermata. Dopo vi faremo vedere uno screen più preciso. Il prossimo modello è il virus, un virus che abbiamo fatto a forma di batteriofago per renderlo, diciamo, più appealing. E è dotato di una capside dove all'interno scientificamente è contenuto l'RNA virulento, che viene poi iniettato nella cellula del giocatore per danneggiarla. Come sappiamo, il nostro organismo durante la vita andrà incontro a delle infezioni o delle malattie. Bene, quando ci sarà per esempio un virus del raffreddore, compariranno questi virus che inizieranno ad avvicinarsi sempre di più alla cellula per agganciarsi con le loro gambe e iniziare ad inserire il loro RNA virulento. Altro nemico della nostra cellula può essere la tossina, che è ancora più dannosa del virus, perché inizierà ad avvicinarsi sempre più velocemente alla cellula e non si fermerà semplicemente sulla membrana, ma entrerà direttamente oltre la membrana, oltre al nucleo, e infliggerà il suo danno. E, prossimo modello, sono le nostre difese, le principali difese del giocatore. L'anticorpo e l'antitossina, da utilizzare ovviamente appropriatamente l'anticorpo contro il virus, mentre la tossina contro la tossina. Saranno acquistabili ad un determinato prezzo, che
di ATP che andrà poi scalato da quello che il giocatore ha durante la partita. Prossimo. Riassumiamo un attimo dicendo che lo scopo del giocatore è mantenere in vita la sua cellula, arrivare fino a 1000 punti di ATP per diciamo avviare la divisione cellulare, perché è proprio questo che le nostre cellule fanno nel nostro organismo. E niente, deve raccogliere gli elementi, formare ATP, comprare le difese e i potenziamenti che vi mostreremo durante una simulazione del gioco. E infine sarà possibile poi condividere i propri risultati sui social, come diciamo molte applicazioni oggigiorno fanno. Ok, lascio le ultime parole a Simone. Il gioco non sarà semplicemente un gioco come tutti gli altri, nel senso, il nostro obiettivo non è un gioco che un casual game, cioè lo scarichi, ci giochi e poi lo disinstalli dopo 3 giorni. Il nostro gioco è un educativo, quindi il nostro obiettivo era appunto rendere l'educazione più facile. I ragazzi di SA hanno gravi problemi di apprendimento, come si dice appunto, per esempio i ragazzini dislessici. Noi questo gioco lo ottimizzeremo per i ragazzini dislessici, rendendo disponibile quindi anche ai ragazzi con più difficoltà nell'apprendimento un apprendimento più facile tramite un'arte visuale, che per loro è 50-100 volte meglio rispetto a prendere su un libro, e soprattutto tramite l'utilizzo di suoni. Cosa faremo? Tutti i testi all'interno del gioco saranno registrati in audio e potranno essere ascoltati dal ragazzino dislessico prima o durante il gioco. Inoltre ci sarà una guida prettamente tecnica del gioco all'inizio, in modo che il giocatore che vuole informarsi su un determinato oggetto che ha incontrato durante la partita o determinato potenziamento possa informarsi al di fuori del gioco e quindi anche a livello didattico. Detto questo, vi lascio alcuni nostri contatti. Io sono Simone Dosi di Bolopix. Riccardo Valeriana. Martina Fari. Facciamo una simulazione. Ci terremo a farvi vedere come funziona il gioco. Quindi adesso abbiamo una build molto veloce e dopo togliamo il disturbo. Questa è la schermata d'inizio del gioco, adesso è un alfa, quindi il gioco finale non sarà così, avrà molte più opzioni, però è per dare un'idea di com'è la grafica e il stile di gioco. Marti. Questa è la schermata principale, abbiamo centrale una cellula e vediamo transitare sullo schermo l'ossigeno e il glucosio. Il glucosio è quell'esagono giallo e l'ossigeno è quell'altro, e fermi qua e vediamo già che ci informa che il nostro organismo ha subito un danno, è stato ferito il nostro organismo e c'è una possibilità che nel nostro corpo possano essere entrate delle tossine, e quindi il giocatore sa già che deve iniziare a preparare le difese in vista dell'attacco. Adesso è un po' difficile giocare di spalle, comunque raccoglie, crea ATP, si crea l'effetto particellare intorno al mitocondrio, che è l'organello che scientificamente crea l'energia all'interno dell'ATP all'interno della cellula, eccetera. Poi noi possiamo andare nella sezione potenziamenti possiamo scegliere se creare difese o potenziamenti. In questo caso nei potenziamenti noi possiamo creare, potenziare, sviluppare determinate cose che ci permettono di semplificare o la produzione di energia oppure la difesa della nostra cellula. Detto questo, io direi che abbiamo fatto vedere un po' del gioco. Se ci sono delle domande, intanto facciamo scorrere, così vediamo anche un attacco magari. Se ci sono domande. Allora,
mentre... Allora, noi ci siamo già conosciuti, quindi sai che appunto io sono Ivan, eccetera. Ecco. E avete detto quanti anni avete? Ecco. Abbiamo 19 anni, io e lui facciamo liceo scientifico Copernico e, qua a Bologna. E io faccio liceo artistico. E bravissimi, bravissimi. Da parentesi, anch'io ho fatto liceo artistico a Bologna, quindi però all'inizio degli anni 80, un po' di tempo fa. E interessante l'approccio per le DSA, dato che è una tematica, anch'io me ne sono occupato, e come è saltato fuori questo, diciamo, questo interesse e anche poi il lato, diciamo, educativo intrinseco del gioco. Diciamo che l'interesse verso il mondo DSA è nato in famiglia, nel senso, ho un fratellino dislessico e mi rendo conto, ci si rende conto tutti i giorni quanto è difficile l'apprendimento di un ragazzino DSA sui libri. È un calvario per loro. Tutti il giorno davanti ai libri, riuscire in 2 ore a fare il lavoro che magari un ragazzino normale fa in 1 ora davanti al libro, mentre un ragazzino DSA, in particolare mio fratello, che era appassionato anche lui di videogiochi, di fronte a un videogioco riesce ad apprendere molto più velocemente. È buono di studiarsi un videogioco, ma non un libro.